militari e religiosi, magnifici rettori, care colleghe e cari colleghi degli Atenei ospiti, esimio delegato del Presidente dell'Associazione dei Direttori Generali delle Università Italiane, illustri componenti degli ordini dell'Ateneo, chiarissimi professori, stimato personale dell'Ateneo, care studentesse e cari studenti, gentili signore e signori, a nome mio e del personale tecnico amministrativo che mi pregio di rappresentare, desidero porgervi il più cordiale benvenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2017-18 della nostra Università. Vorrei rivolgere in particolare un caloroso benvenuto al Presidente della Regione Siciliana, onorevole Nello Musumeci. La sua illustre presenza, signor Presidente, oltre ad essere per noi una fonte di gioia e orgoglio, costituisce un ulteriore motivo di prestigio per la Porta. La nostra comunità universitaria ha ben presente l'attenzione e la sensibilità da ella dimostrata fin dal suo insediamento alla Presidenza della Regione Siciliana nei confronti delle università siciliane. E per tale ragione le rivolgiamo il ringraziamento più sentito. Desidero altresì porgere un deferente saluto allo studioso francese di nota fama, professor Daniel Henri Pajot, al quale l'Università di Enna oggi si pregia di conferire la laurea magistrale honoris causa in lingue per la comunicazione interculturale. Siamo particolarmente lieti ed onorati di ospitare un personaggio di così grande rilievo scientifico internazionale. Limiterò il mio intervento ad una rapida rappresentazione delle attività che caratterizzano il processo di sviluppo del nostro Ateneo, sempre in costante evoluzione. Tenterò di utilizzare al meglio l'occasione di questo incontro con tutta la comunità universitaria per condividere esperienze e riflessioni. È evidente che abbiamo ragioni di orgoglio per una università giovane, come la nostra, nata e cresciuta in un territorio oggettivamente difficile e in un contesto normativo in frenetica trasformazione. Dati oggettivi dimostrano che la Cuore in questi pochi anni di vita ha lavorato tanto per innalzare i suoi standard di qualità, così da conquistarsi un ruolo prestigioso nel sistema universitario nazionale. Oggi, per strutture, corsi di laurea, corpo docente e studenti, siamo il terzo ateneo non statale sui 24, dopo soltanto le storiche università cattolica e bocconi. La Core oggi presenta un'offerta formativa con 18 corsi di studio, tra cui unico in Italia il corso internazionale di laurea magistrale in architettura, che si svolge in collaborazione e in convenzione con la Università Politecnica della Catalogna di Barcellona. La scuola di specializzazione per le professioni legali, articolata negli indirizzi giudiziario forense e notarile. L'Ateneo è anche sede dell'unico istituto Confucio a sud di Napoli, di un centro linguistico avanzato in cui si studiano anche le lingue orientali, araba e cinese. Negli ultimi anni, l'Università ha registrato un notevole ampliamento dell'organico del personale di ruolo, sia tecnico amministrativo che docente. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di tutto il personale tecnico amministrativo ha avuto una duplice funzione: rafforzare la macchina amministrativa, eliminare il precariato e assicurare il futuro ai nostri collaboratori. L'Ateneo conta un organico di 137 docenti, tra ricercatori e professori di alto merito, in grado di promuovere ricerca e didattica di qualità. Il reclutamento del personale accademico ha comportato un notevole impegno degli uffici amministrativi, che hanno saputo conciliare idonee misure di rigore, di trasparenza e di semplificazione delle procedure, garantendo il raggiungimento di tutti i requisiti richiesti per l'accreditamento dei corsi di laurea. Gli esiti dell'abilitazione scientifica nazionale di prima e seconda fascia hanno registrato un numero elevato di successi per il personale docente della Corte. Molteplici progetti di ricerca PON e POR
predisposti dai nostri docenti sono stati ammessi a finanziamento. Non posso tralasciare un altro tema importante al quale l'Ateneo ha inteso destinare significativi investimenti e che riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dotando tutte le strutture di regolari certificazioni. La CORE ritiene rilevante consentire a tutta la comunità universitaria di svolgere la propria attività in assoluta sicurezza ed è per questo che ci siamo impegnati molto in tale ambito, per cercare di farne un modello organizzativo che fosse anche da stimolo per le altre realtà. La Direzione Generale a tal proposito ha individuato un apposito gruppo di lavoro che puntualmente monitora eventuali situazioni di rischio e interviene con le misure ridotte. Diversi gli interventi adottati in tale settore: l'individuazione del medico competente, la visita periodica a tutti i dipendenti dell'Università, l'organizzazione di appositi corsi formativi e di aggiornamento con la partecipazione del corpo docente e del personale tecnico amministrativo, volti a consolidare la cultura della prevenzione. Stiamo avviando anche un'attività di sensibilizzazione nei confronti dei nostri studenti, per far loro conseguire una preparazione di base per la gestione di eventuali situazioni di pericolo. A loro consegneremo a breve un apposito book informativo. Gli studenti sono presenti in tutti gli organi collegiali dell'Ateneo, convinti che la loro partecipazione alla vita dell'Università sia un elemento determinante per cogliere e accogliere le loro richieste. È dagli studenti che impariamo tanto, ogni giorno, perché è da loro che provengono gli stimoli per migliorarci come Ateneo e come struttura amministrativa. In più occasioni sono stati loro stessi che ci riconoscono il gradimento del ruolo di protagonisti che rivestono all'interno della Corte, e tale positivo segnale ci aiuta a superare tanti ostacoli e a guardare sempre avanti con ottimismo. Nella percezione e nella consapevolezza dei doveri verso gli studenti e le loro famiglie, l'Ateneo ha stipulato convenzioni con diversi istituti bancari che finanziano le tasse universitarie a tasso zero per le famiglie e con interessi a carico della Corte. Nel corrente anno accademico oltre 2 milioni e mezzo di euro sono stati i finanziamenti e oltre 1000 le erogazioni fatte nei confronti delle famiglie. In questi anni di vita l'Università ha realizzato grandi opere strutturali per migliorare la qualità della didattica e della ricerca. La nuova biblioteca centrale di Ateneo, che si estende su una superficie di oltre 12.000 metri quadrati, dotata di risorse altamente tecnologiche, con più di 1000 postazioni di studio, di cui 150 postazioni informatiche, la piazza con i parcheggi sotterranei ad essa antistante, il laboratorio VEDA riconosciuto come il più grande di ingegneria sismica in Europa, che è stato realizzato in un'area di proprietà della CORE con un cofinanziamento comunitario. Il simulatore di volo, cofinanziato dalla Comunità Europea, già perfettamente funzionante presso il laboratorio di ingegneria aerospaziale. Il nuovo polo scientifico della Facoltà di Ingegneria e Architettura, costituito da un complesso di moderni edifici dotati di infrastrutture e impianti innovativi, che sorge in un'ampia area acquistata dalla CORE di circa 34.000 metri quadrati. Stiamo adesso lavorando alla costruzione dell'edificio 4, che verrà adibito ad aule studi per i docenti, sempre nella incontrata panazia. L'opera, che registra un costo complessivo di 2.200.000, è finanziato in parte con fondi CIPE e in parte con risorse dell'Università. È stata attenzionata anche la problematica della residenzialità. Al riguardo, la CORE ha presentato al Ministero un progetto per ottenere un cofinanziamento statale per la realizzazione di una nuova residenza universitaria, individuando un'apposita area di proprietà dell'Ateneo quale sito idoneo perché nelle immediate vicinanze della cittadella universitaria. La struttura prevede di ospitare 234 studenti. Siamo intervenuti sul piano del potenziamento della rete informatica.
L'università ha realizzato in proprio, con un apposito collegamento in fibra ottica con la rete GAI e il consorzio delle università e della ricerca italiana, e oggi dispone di un sistema di accesso alla rete all'avanguardia, veloce e soprattutto protetto da dispositivi di sicurezza che ci consentono l'adempimento prescritto dal regolamento europeo in materia di protezione dei dati in vigore dal prossimo 25 maggio 2018. Il quadro di sintesi di quanto operato in tempi così rapidi che ho inteso fornire certamente non esaurisce tutta l'attività posta in essere, ma credo dia il senso del contributo importante della Direzione Generale che in piena condivisione con la governance ha svolto un lavoro di squadra vincente. Intendo concludere il mio intervento rivolgendo un pensiero a quanto nei diversi ruoli sono stati e continuano ad essere gli attori protagonisti di questo variegato e complesso sistema, qual è per l'università. In particolare, colgo l'occasione per ringraziare tutto il personale tecnico e amministrativo e i miei funzionari, a ciascuno dei quali riconosco il ruolo importante che riveste nel portare avanti il compito di assicurare ai nostri organi di governo e di riflesso ai nostri studenti una macchina amministrativa efficiente, snella e innovativa. Con loro condivido la maggior parte delle mie ore quotidiane di attività. Soddisfazione, successi e soprattutto l'entusiasmo e la passione di lavorare con umiltà e disponibilità con la medesima unione di intenti, fare sempre di più e meglio per la formazione del nostro ateneo. Ringrazio tutti gli organi di governo perché da loro provengono gli impulsi al forte processo evolutivo della Corte. Rivolgo un pensiero particolare al nostro Presidente, professor Cataldo Salerno, il quale ha posto prima e consolidato poi le basi di questa università, grazie alle sue straordinarie capacità e alla sua costruttiva positività, mantenuta anche in presenza di circostanze e dinamiche di forte criticità. Grazie al magnifico rettore, professor Giovanni Puglini, il cui riconosciuto prestigio nel mondo accademico dà lustro al nostro ateneo. Rivolgo un augurio e un pensiero agli studenti e al corpo docente. La Direzione Generale e il suo staff amministrativo confermano il proprio impegno ad accompagnarli e a supportarli in tutte le attività di didattica, di apprendimento e di ricerca, ma anche di crescita umana, auspicando che voi ragazzi possiate contribuire a ridisegnare il nostro paese e la nostra bellissima Sicilia con i valori del rigore, dell'etica e della cultura. Nel ringraziarvi per l'attenzione vi porgo il mio saluto più cordiale. Grazie.